Davide Dutto, capitano della Bormidese, questa sera direi una bella partita, è un punto importantissimo che assicura la matematico ingresso nei primi 5. Sì, assolutamente, oggi è un giorno di festa, dobbiamo essere contenti e felici perché abbiamo centrato un obiettivo davvero pazzesco. Ci credevamo fin dall'inizio, però realizzarlo con due giornate d'anticipo è una cosa che ci rende davvero orgogliosi. Nonostante tutto, comunque c'è qualcosa da migliorare nella prestazione, perché come sempre partiamo bene, andiamo via, poi abbiamo dei cali che sono inspiegabili, dove mogliamo leggermente di giocare, anziché uccidere la partita diamo di nuovo vita all'avversario. Infatti dall'8-2 che è partita finita 8-5, sì, siete andati sull'8-5 poi vabbè, rush finale siete riusciti a chiuderlo inspiegabilmente, cioè, non è che dici però succede, quindi dobbiamo lavorare su questo, però siamo contenti, ci portiamo a casa il punto e la qualificazione matematica ai playoff. Sì, c'è stato, per tornare un attimo alla partita, questa piccola debacle di questi tre giochi dall'8-2 fino all'8-5. Se si esclude quello, direi che comunque tutta la squadra ha fatto un'ottima partita, veramente. No, assolutamente sì, cioè, non bisogna andare a cercare bene nel profondo, perché comunque bisogna anche dare merito agli avversari, che comunque sono sempre rimasti lì. Certamente. All'inizio noi appunto abbiamo giocato su un buon livello, io ho variato molto bene la battuta, non gli ho dato punti di riferimento, la palla viaggiava forte e siamo riusciti ad andare via. E nonostante tutto comunque i nostri avversari ci rimangono sempre lì incollati, non demordono, e quindi è anche dovuto alla loro bravura questi alti e bassi, certamente. Sì, esatto, certamente. Che ci tornano sotto, quindi va bene così, dobbiamo lavorare. Adesso per fortuna abbiamo una partita venerdì che dobbiamo cercare di affrontare nel meglio possibile, sì. Al meglio possibile, e poi dopo abbiamo una settimana finalmente di tra alla prossima ultima partita, che è venerdì contro Pettavino, quindi avremo modo di ricaricare un po' le pile e soprattutto fare allenamento.